Allora, ti metto subito in moto, perché stasera avrai risultati e classifiche da leggere, come sempre naturalmente, però da qualche tempo ti cimenti anche sulle classifiche. Allora, partiamo con i risultati della serie D, girone B, sesta giornata. Allora, Colognese Alginatese 0-0, Castellana Vencomp Verona 2-0, Castelnuovo Sandrà, Ponte San Pietro 1-1, Dalfo Boario Alzanocene 2-2, Insubria Caratese 2-1, Mantova Trento 1-0, Castiglione Solbiatese 0-0, Villafranca Legnago 1-0, Voghera Cantù 2-2. Sì, perché non l'avevamo detto, ma il Mantova ha vinto 1-0, lo sapete già, avrete visto anche magari dai nostri telegiornali le nostre immagini. Adesso la classifica con una bella notizia, il Mantova è primo, vai Feira. Allora, Colognese Mantova 12 punti, Cantù 11, Trento Insubria Castelnuovo Sandrà 10, Dalfo Boario Ponte San Pietro Voghera 9, Legnago 8, Castiglione Caratese Villafranca e Castellana 7, Olginatese 5, Solbiatese 4, Alzanocene Vencomp Verona 3. Allora, andiamo a vedere subito le immagini di Mantova-Trento con una premessa: i biancorossi avrebbero meritato di chiudere l'incontro con un bottino un po' più cospicuo, hanno invece sofferto un pochino nel finale, c'è stato un gol annullato ingiustamente, le immagini lo dimostreranno in pieno recupero, ad ogni modo tre punti preziosi in questo big match della giornata. Allora andiamo subito a vedere il servizio e in coda le interviste di Nicola Antonietti. Con un Franchi così il Mantova può davvero guardare lontano. Al momento i biancorossi si godono un primato in classifica, seppur in coabitazione con la Colognese, che due settimane fa sembrava insperato. E se a Verona era stato soprattutto il risultato a soddisfare, oggi anche il gioco è stato all'altezza delle ambizioni dei biancorossi. Il Trento, troppo brutto per essere vero quello visto oggi, ha affrontato la gara con un eccesso di timidezza e già al settimo ha rischiato di capitolare dopo un'incursione di Gherardi. Mister Graziani oppone giallo-blu un efficace 4-3-3, avanzando Colonetti, lasciando Mamadou sopportare il centrocampo, e Pettarin scalda le mani al portiere ospite con una punizione che meritava miglior sorte. Anche Zaninelli, Trentino Doc, prova a lasciare il segno, ma senza fortuna, per poco un tiro cross non beffa Portesi. Nella ripresa tutti si aspettano un calo fisico dei biancorossi, invece il Mantova mette la freccia, che oggi porta il nome di Stefano Franchi. Caridino si beve il tentativo di offside dei giallo-blu e bagna il suo debutto al Martelli con il terzo gol in tre partite. Franchi è la punta combinata di un attacco che prende sempre più coraggio, nel giro di 5 minuti sono prima la traversa e poi il bravissimo Pea a fermarlo. Il Mantova tiene bene il campo, gli ingressi di Graziani e di Pimazzoni danno fiato ad un 11 che ha condotto un secondo tempo a tutta birra, ma al 90° ci vuole Super Portesi per impedire un pari che sarebbe stato davvero beffardo. Sono 7 minuti di recupero segnati dal signor Falzone di Palermo, ma per il Trento non c'è più nulla da fare, anzi arriva anche il secondo gol di Franchi annullato per un dubbio fuorigioco. Ed ora le interviste del dopogara. Penso che non si è mai visto da 7 minuti di recupero in una partita, no? Però alla fine è andata bene così, penso di aver preso, abbiamo preso una vittoria importante di squadra che voleva ottenerla, sapevo che non era facile perché loro sono una buona squadra, noi oggi abbiamo limitato le loro potenzialità, anche perché in settimana l'avevamo preparata veramente così, cercando di limitare quelli che erano le loro fonti del gioco. Oggi mi sembra che abbiamo dimostrato di essere superiori al Trento, perché la partita è finita 1-0, ma secondo il parere dei miei compagni poteva finire 2-3-0, perché è un palo, una parata loro, un gol annullato, altre occasioni che abbiamo avuto fin dal primo minuto, la partita abbiamo cercato di vincere fin dal primo. Poi la gioia personale del gol che è venuto sotto la curva, quella è una gioia incredibile, perché lo speravo questa settimana, però non pensavo che succedesse proprio questa domenica. Però potevano essere due, visto che il gol abbiamo rivisto nelle immagini, possiamo garantirvi, avete constatato anche con i vostri occhi, era regolare, abbiamo anche fermato il momento del passaggio di Pettarin, Franchi si trovava dietro il pallone, quindi in posizione assolutamente regolare, poi oltretutto con un difensore davanti a lui, quindi proprio non c'era motivo di annullare questo gol.